I carabinieri di Agrigento continuano a cercare Jessica Lattuca, la 27enne di Favara, madre di 4 figli, sparita nel nulla il 12 agosto scorso. I militari dell'arma continuano ad indagare, ma avrebbero smentito l'indiscrezione secondo cui sarebbero entrati in possesso di un filmato che ritrae Jessica la sera della scomparsa. Nessuna novità sulla presunta pista che porta nelle Marche, secondo cui un uomo avrebbe contattato un parroco di Favara per dirgli di avere notizie via social di Jessica, che gli avrebbe manifestato l'intenzione di andare al nord, lontano da Favara, per rifarsi una vita. Anche questa testimonianza è stata acquisita agli atti e gli inquirenti la stanno verificando per capire se sia attendibile o meno. L'ultima traccia certa che si ha di Jessica l'hanno fiutata i cani molecolari a circa 200 metri dalla sua casa. Il fatto però che quelle tracce si perdano improvvisamente fa pensare che la donna sia salita in auto o in moto con qualcuno. Jessica però, raccontano gli amici, era molto riservata. È dunque possibile che la ragazza sia salita in auto con una persona a lei familiare e non con uno sconosciuto. La madre di Jessica, la signora Giuseppina, è disperata e continua a ripetere che mai sua figlia avrebbe abbandonato all'improvviso, senza spiegazioni o una lettera, i suoi 4 bambini piccoli. Giuseppina, in lacrime, implora chiunque sappia di parlare, a dare notizie anche in forma anonima, e grida la sua certezza: so che Jessica è morta, datemi soltanto la possibilità di piangere per lei.